6 novembre 2038. Abbiamo lasciato Marcus da Jericho. Ora ci troviamo con Kara e Elis. Sempre sotto la pioggia, queste due. Io boh. Ti senti bene? C'hanno la nuvola dei fantozzi. Non smette mai di piovere, stanno loro. Questa casa è abbandonata. Il posto è questo. Ma non è che mi piace, non è che mi ispira, mi sembra un po' la casa degli orrori questa, posso dire? Che posto è questo? Quello che gli aveva suggerito l'androide spazza... Come cazzo si chiama? Il Monnezzaro, si dice. L'operatore ecologico, scusate, l'operatore ecologico. Oh, funziona pure il campanello. Attaccamosi, eh? Sei tu, Zlatko? Chi lo chiede? So che puoi aiutarci. E chi te l'ha detto? Hai sbagliato posto. Mi spiace. Ehi! Ci serve il tuo aiuto. Entra. Sembra un bambacione, sembra. Andiamo? Entriamo? Saprei. Chiudiamo pure la porta. Su, entra. Coraggio. Attenzione, spezza. Aspetta, mi facci scansionare. Cerca aiuto, segui Zlatko. Zlatko, cazzo lo si chiama. Che è questo? Spara flash. Bella casa comunque, complimenti. Luther, puoi riporre i soprabiti di queste signore? Oh, sta tranquilla. Non morde mica. Luther è uno degli androidi che ho aiutato. Mi fa un po' di compagnia in questa grande casa. È un gigante, Luther. Prego, accomodatevi. Come hai saputo di me? Un androide. Ci ha detto che puoi aiutarci. Capito. Deviante? Invece lei? Lei è umana. E cercate un posto sicuro dove iniziare una nuova vita. So che il Canada è adorabile in questa stagione. Bellissimi paesaggi, spazi aperti, aria buona e androidi liberi. Ottimo per ricominciare. Sì, esatto. È proprio ciò che vogliamo. Ma certo. Vi aiuterò. Ma prima devo rimuovere il tracker. Tracker? Sì. Tutti gli androidi sono dotati di un segnalatore per rintracciarli. Se rimuoverò il tuo, sarete al sicuro. Avanti. Venite. Non saprei. Non è che mi fido poi tanto. Lei può aspettarci nel soggiorno. No, lei resta con me. Infatti. Allora, ma certo. Ma dobbiamo andare veramente? Aspettate un attimo. Un attimo. Allora, non c'è niente che possiamo. Dobbiamo solo seguire quello là. Guidami. Andiamo nel seminterrato. Addirittura nel seminterrato? Ma perché? Niente, dobbiamo seguire lui. Vabbè, seguiamolo. Non so. Non è che c'ho una bella sensazione. Qui si vede una ceppa, una libreria dove mancano libri, ok? Basta, giusto?
Vabbè. Seguiamo suo tizio. Qui non mi piace. Ma che a me? E nemmeno lui. Non mi fido, andiamocene. Attenzione, rassicura, conforta. Attenzione. Lo so. Anch'io non mi fido. Manco io mi fido. Siamo in tre, infatti, siamo attenti. Siamo in tre, siamo attenti, per cortesia, ragazze. Allora, io scansiono. Ok, seguiamo sto tizio che non ci piace a nessuna delle tre. Ma perché questa visuale? Scusate, oh. Attenzione, aspetta. Che so, gabbie queste, boh. Perdonate il disordine. Mi serviva un posto discreto per le mie macchine. Discreto? Per rimuovere i tracker è illegale, quindi ho preferito rinunciare alla comodità. Spero che non si spaventi troppo. No, no, starà bene. D'accordo. Che c'è dentro a ste cose? Da questa parte. Abbiamo sbloccato qualcosa. Non so cosa, ma abbiamo sbloccato. Alice controllata. Attenzione. Si capisce una ceppa, vabbè. Secondo me stiamo andando in un trappolone, posso dire? Attenzione. Questa è una via di fuga? Eventualmente. Un pozzo, cos'è? Ma cos'è sta roba? Ma ti sembra una cosa legale? Se potete aspettare lì. Aspetti, aspetti che io controllo. Devo controllare tutto. Attenzione. Vodka. Vodka? Vodka. E c'è qualche indizio che ci possa far desistere dal farci togliere questo tracker? La cippa? Si vede niente? E da qua? Aspetta, aspetti un attimo, un attimino. Scusa, tu ciccio? Gigante buono? Poi invece, questo sarà un serial killer come minimo. Allora, vado? Vado, entriamo? Ci fidiamo? Non ci fidiamo, però entriamo. Non abbiamo alternative. Che devo fa? Devo avvertirti. Non sarà piacevole. Ecco, te pareva. E calla. Ma siamo appesi come salami, proprio come... Lo sai cosa è strano? Per un motivo a me sconosciuto, i tracker smettono di funzionare nei devianti. E calla, ci ha fregato. È difficile. Quindi non esiste nessuna ragione per rimuovere il tuo. Sapevo. Ma avevi detto. Sì, beh. Ognuno crede a ciò che vuole. Certo che i devianti sono davvero ingenui. Vengono qui da me aspettandosi che li aiuti. E invece li resetto. Maledetto. E li rivendo. O li uso per i miei, beh, esperimenti. No! No, non voglio il reset! Lasciami! Cara! Mi stavo dimenticando la bimba. Rinchiudila, ci penserò dopo. Alice! Alice, no! No. Oh, un deviante che vuole fare la mamma. È così tenero. Ma è anche assurdo. Beh, poniamo fine alle tue sofferenze. Ma dai, ma non è possibile. Ma possiamo fare qualcosa? Reset, oddio. Ma non possiamo fare niente. Dai. Cara, fai qualcosa. Io ti do un calcio dove non batte il sole. Vedi come te combino. Quando desideri qualcosa va sempre a finire uguale. Lacrime, disillusione. Credimi, meglio essere resettati e non soffrire più. Niente dolore,
Niente sogni frantumati. Quasi ti invidio. Cara! Oh, povera Alice. Maneggiamento onore rilevato. Spero che mamma non si ricordi di te. Ti ha completamente dimenticata. Cara, cosa ti è successo? Ma no! Adesso basta, vieni. Mi hai morso. Ha fatto bene, cretino deficiente. Imparerai le buone maniere, piccola strega. Cara, svegliati, cara. Brutto strofo. Fammi scendere da qua. Vediamoci in soggiorno. Ma che me lo dici adesso? Scusami, ma se mi state resettando la memoria, come me lo ricordo? Me lo dovresti dire dopo? Ma pure questo è imbecille, posso dire? Cioè, trova il modo di scappare. Ma come? Causare un cortocircuito? Sì, sì. Come? 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 Come possiamo... Ah, cavo verde o cavo giallo? Cavo verde o cavo giallo? Verde o giallo? È verde, verde, perché stava... De là. Proviamo? Proviamo. Verde. Stava vicino alla bottiglia. Dai, tira. Grand'errima. Abbiamo fatto cascare la bottiglia di vodka, che è alcol. Per cui adesso 74% reset. Ottimo. Cavo blu. Dai. Proviamole tutte. La. Mazza, oh. I quick time sono proprio... Oh. Quindi? Reiniziazione completa, memoria... No! Ma no! Ma no! Ma no! Non ce l'abbiamo fatta! Incontra l'utero in soggiorno. Ma perché? Ma perché? Ma perché? Ma non ti ricordi una ceppa? Sì, ho capito, ma quick time event sono... Cioè, boh... Attenzione, ma cos'è sta roba? Si sta ricordando. Si sta ricordando, attenzione. Ricordati, cara, ti prego, ricordati. Incontra l'utero in soggiorno. Però aspetta, aspetta, non lo incontrare, aspetta. 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 Allora, qui avevamo sbloccato qualcosa. Avevamo sbloccato. Guarda. Aiutaci. Dai, dai. Apri la cella, assolutamente. Grand'errima, cerca di ricordarti, cara, ti prego. Ti prego, ti prego. Le ha cancellato la memoria. No. Devi impedirlo. Esatto, impediscilo, ricorda. Devi ricordare. Per il suo bene. Esatto. Il bene di Alice. Madonna. Crede ai mostri. Ma veramente? Ma chi è il vero mostro? Guarda cosa ci ha fatto. Questo è un pazzo. Questo Zlaslo. Devi ricordare chi sei. Altrimenti la piccola morirà. Aiutatela, eh? E quindi? Non ti ricordi chi sei? Capuzzo, affasciatissima. Ragazzi, scusate, datemi una botta in testa, fate qualcosa. Ok, qui non ci rientriamo, quindi andiamo avanti. Apriamo altre celle, ci sono altre celle, a sto punto apriamole tutte, oh. Cioè, facciamoli scappare questi poveri cristi. Ha trasformati veramente in mostri. Guarda questo, cioè, io boh, veramente. Parole. Non ho parole, non possiamo aprire più niente? E...
che faccio, mo? Sì, comunque è una stupidaggine che si ricordi di incontrare l'utero in soggiorno, perché gliel'ha detto prima del reset. Cioè, aspetta, guarda. Dai, forse ti ricordi? Ti sei tagliata i capelli, bravissima. Cara, ricordati chi sei. Attenzione, attenzione. Vuoto di memoria. Niente? Ti viene in mente niente? Continuiamo? Ok. Ti ricordi che ci eravamo fermati a vedere questa libreria? Certo, non è un ricordo memorabile questo. Allora, vediamo un po'. La porta è chiusa, e te pareva? L'hanno chiusa a chiave, giustamente. Porta principale, che fai? Non hai chiusa a chiave? I mortacci, stracci vostri? C'è uno struzzo! Attenzione, uno struzzo. Questo è il soggiorno. Prima di andare da Luther King... Allora... Qui c'è una porta, vediamo. Intanto Luther non si è accorto di una ceppa. No, aspetta, che c'è Alice dentro! Torniamo dentro! Resta con il tuo padrone. Ma cosa con il mio padrone? Non chiudere a chiave, imbecille. No, scusa cara, non sei imbecille. Allora... Luther sta lì, al fogherello. La cena del padrone. Portagliela. Sì, padrone. Sì, Luther. Sì, padrone. E... Meno male che non l'ha trasformata. Dove sta il padrone, però? Porta il cibo a Zlazlo. Zlazlo, Zlazlo. Zlazlo starà sopra? Vediamo. Sti maledetti, cara. Te devi ricordare. Te devi ricordare chi sei. Lo struzzo. Attenzione, c'è uno struzzo. Uno struzzo o... Boh, un papavero? No, no, papavero no. Uno struzzo, uno struzzo. Ma perché guardare lo struzzo? Ma possiamo spippolare un po' in giro? Prima di andare a portare la pappa alla bestia? Perché è una bestia. È che sta qua, Zlazlo? Sì, sta qua, non gliela voglio portare. Aspettate, eh? Ah no, dobbiamo per forza andare. Porca puzza, affasciatissima. Appoggiala su quel tavolo laggiù. Ma che ci stanno i cani? Guarda, sta a fare un'altra opera d'arte sto maledetto. Poggiamo qua. Magna solo schifizzi. Leva quella carcassa. Mettila di là. Se ne va senza dire una parola. La stronza mi lascia per un'impiegata del cazzo! Ehi, mai sentito? Sì, Zlatko. Un attimo. Allora, porta la carcassa. Ok. Ma che sta facendo questo maledetto? Questo è un maledetto, eh. Ok. Prendiamo sta carcassa. Mi spiace. Luther! Luther! Ma c'è un cane, però. Sì, Zlatko. Qui finirò più o meno tra 10 minuti. Poi capirò che fare della bambina. Oddio. Ho ricevuto, Zlatko. 10 minuti. Ti porterò la bambina tra 10 minuti. No! Tempo rimasto! Oddio, 10 minuti. Metti giù, metti giù, metti giù, che dobbiamo andare a cercare Alice. Chi è la bambina? Mo te la faccio vedere io. Ricordare, ricordare, ricordare. Ricordati, ricordati chi sei. Attenzione, attenzione. Abbiamo solo 10 minuti. Osserva. RA9, pure qui, RA9. Non ti ricordi niente di questo RA9? E dai, no però. Porca puzzona, affasciatissima. Chi è questo? Ma
avvicina. Oh, dai, però. Avvicinati. È un orso. È un orso androide. È un orso di pianta. Apriamo la cella. L'apriamo? O ci ammazza? Non lo fare. Niente, si è rimesso a cuccia. Vabbè. Allora, non lo so, io tutto quello che vedo che si può fare lo farei così in amicizia, perché non so effettivamente cosa devo fare. Cioè devo, anche perché se trovo Alice, questa non si ricorda una ceppa. Però ha dei flashback. Chiamo, chiaro, verso il corridoio. Aspetta, qua non si può andare? Sì, apri. Cosa ci fai qui? Il padrone ti ha autorizzato a stare qui? Oh, senti, state zitto. Devi sempre obbedire al padrone. Oh sì, devi sempre obbedire. Perché sei qui? Non c'è niente da te qui. No, non c'è niente da te qui. Se non hai degli ordini, dovresti andare in stand-by. Oh sì, devi obbedire. Sì, devi obbedire. Ma lo sì, posso disattivare devi questo obbedire. Deficiente? Non dovresti stare qui. Te ne affallò, dei tre quarti della palazzina tua. Aspetta. Non devi essere qui. E non ti è stato dato un ordine. Oh no, sì, sì, di sicuro, sì. Si ricorda una ceppa? Sei un androide. Gli androidi devono obbedire. Devo dirlo al padrone, sì, glielo dirò di sicuro. Ma stai zitto, imbecille. Testa di cazzo. Sì, sì. Ma scusate, ma no, io questo lo devo disattivare. Oddio, oh oh. Luther, tanto siamo amici noi, no? È spento? È acceso? Mi dispiace. Di cosa? Per la piccola. No! No! Perché? Che hai fatto? Eccola! Ah no, pensavo che era lei. Pensavo che era Alice. Va bene, adesso non posso leggere. Non posso leggere, mi va via il tempo. Riuscire attenzione in Antartide, va bene. Gli androidi alterano il cervello. Scusate, non posso leggere, ho solamente 10 minuti, vorrei trovare Alice. Vorrei trovare Alice, scusate. Cioè, vorrei veramente, ma veramente trovare Alice. Sei minuti, non ce la farò mai. Non ce la farò mai, mai. Alice in Wonderland. Dai, ricordati. Mi chiamo Cara, grande. Alice. Teo, grande. Grande, ti sei ricordata? Trova Alice. Dai, Cara. Controlla. Ma così perdiamo tempo, però. Dai, che manca poco. No, perché dovresti accendere la TV? Che fai casino? Fai solo casino. Fai solo casino, è meglio che sedamo. Corridoio. Boh. Mo? L'abbiamo trovata. Ora dobbiamo andare alla porta sul retro. Alice. Cara. Cara, oddio. Ti ricordi di me? Come potrei dimenticarti? Mi dispiace tanto. È vero, non dovevamo venire qui. Dobbiamo andare. Seguimi senza fare rumore, ok? Ok.
Scappare sarà un'impresa titanica. Teo. Nasconditi. Qui ho finito. Prendi la piccola. Subito, Zlatko. Zlatko! Che c'è? La bambina non c'è più! Beh, non può essere sparita. Deve essere qui in giro. Oh, sì, quick time, vedrai che casino che combino. Oddio, vattene. Chi è Luther? Questo o è Zasklo? Te ne vai, per favore. Vattene, ti prego. Che cazzo stai facendo? Vieni qui. Dai, vai Luther, vai Luther, vai. Sei andato? Usciamo? Stanno cercando ovunque. Usciamo prima che ci trovino. Fuggi. Aspetta. Verso il corridoio, verso la camera da letto. Non saprei. Verso il corridoio. Vediamo. No, non si può andare. Non si può andare. Andiamo verso la camera da letto. Ma se passiamo dal bagno, quello mo ci sgana, ci fa la spia. Tacci, stracci sua. Marta, dove sono? Ma non saprei. Trovale, porca puttana! Nasconditi! Dai! Perché sono affasciatissima. Se n'è nato? Androide del cazzo! Dovevo farlo a pezzi non appena l'ho visto. Ma si muove quel androide? I devianti sono sempre un problema. Che dirà di andare? No. È passato. Allora, è andato verso destra. Si può? Usciamo, che te devo dire? Non è che possiamo stare qua 3 ore. Oddio, che tensione, però sono proprio come una corda di violino. Dunque, 25 secondi, ma non ce la faremo mai. Verso il corridoio, è andato là, madonnamo. Sbrigati da qua. Damose. Stai disobbedendo al padrone? No. Disobbedisce al padrone? Io. Silenzio. State zitto, rimortacci, stracci tua. Mi dispiace, ma questo è uno spione, non è un deviante. Un coglione. Otta, sei cercata, eh. Che fai, Connor? Connor 2 la vendetta. Apri, damose. Dobbiamo scendere. Guarda dove siamo finite. Matto. Possiamo fermarci. Dobbiamo essere forti adesso. Dai. So che sei lì, puttanella. Fatti vedere. Ma cosa dice? Cosa dice? Trova. Prendi una torcia. Prossimo nasconditi. Ce n'è una sul tavolo. Nasconditi. Avanti, fatti vedere. Senti, non ti farò del male. Voglio solo parlarti. So che non avrei dovuto Oddio, mo? No! Attenzione, questo spara pure! Dai, è così! Sono laggiù! Thank you.
Ma no, la porta d'entrata principale, quell'altra. Dai, damosi, questa è aperta. Alice! Vai, Alice! No, non ti lascio! Vai, corri più veloce che puoi! Ti avevo avvertito! I sogni finiscono sempre in lacrime. Dovevi ascoltarmi. Che stai facendo? Levati! No. Questa volta no. Ho detto levati o ti sparo in faccia! Come osi? Come osi? Ecco i zombie. Che fate qui? Chi vi ha fatto uscire? State lontani! Statemi lontano! Obbedite! Sono il vostro padrone! Sono il vostro padrone! La fine che se merita. Vai, Eluder! Volevo farvi del male. Mi ha programmato per obbedire. Quando ho visto la piccola rischiare la vita per te, è come se avessi aperto gli occhi per la prima volta. Finalmente ho capito. Non devi per forza fidarti di me dopo tutto quello che ho fatto. Ma conosco qualcuno per farti passare il confine. Potrei portarti da loro. Potrei proteggervi. Tu e la bambina. Va bene. Mi fido. Grande Luther, il gigante buono. Fida bene. È finita bene. Si era messa male, malissimo. È finita benissimo. Sono contenta. Fuga dalla villa. Mazzate qui le diramazioni che c'erano. Tantissime. Luther raggiunge Kara e Alice. L'orso attacca Zlatko e protegge Kara. Certo. L'abbiamo liberato. Gli abbiamo aperto la gabbia. L'androide nel bagno avvisa Zlatko, lo uccidi, ovviamente. Quello era un androide, non era un deviante. Era uno spione come Connor. Cioè, posso dire. Ricordi recuperati. Dai. Controlli le braccia del camino. Ma chissà perché, quella cosa non l'ho capita. Di controllare le braccia del camino. Ricordi la pipetta per la Red Ice di Todd? Vero, se l'hai ricordata. Ricordi di aver cambiato aspetto? Ma meno male. Liberi mostri. Poveretti, mamma mia. Come l'aveva ridotti. Cioè, veramente ha creato dei mostri. Così, solo per il gusto di crearli. Guardi la cella dei mostri, ricordi il libro di Alice, liberi l'orso, entri nel magazzino, perfetto. L'androide nel bagno è rumoroso, ma io l'avrei disattivato subito, solo che non potevo. Quindi, però l'abbiamo fatto dopo. Andato bene lo stesso. Diciamo che con i quick time fino adesso sto, come dire, sculando. Cioè, detta proprio papale, perché veramente certe volte sono talmente rapidi che è un po' difficile azzeccarli instant. Però è andata bene, sono contenta per cara Alice. E niente, detto questo, io mi fermerei qui e proseguiamo nel prossimo episodio di Detroit Become Human per vedere cosa succederà a Kara ed Alice e al resto dei personaggi Marcus e Connor. Alla prossima, ciao a tutti!